Grazie Presidente. Prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere attraverso la sensibilizzazione, l'educazione, ma soprattutto l'informazione nelle scuole è la finalità del progetto Chiara. Chi ti ama ti rispetta. L'obiettivo del progetto sono il contrasto e la prevenzione della violenza di genere attraverso la sensibilizzazione degli adolescenti per una maggiore consapevolezza e controllo sulle proprie azioni nelle relazioni interpersonali. Progetto questo nato in sinergia tra l'Assessorato Roma Semplice e il Dipartimento Partecipazione e Comunicazione Pari Opportunità e Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. Questa mozione nasce da una risoluzione approvata dal Municipio 5 e ringrazio i consiglieri per aver elaborato ciò. In questo progetto è stato proprio sperimentato con successo sia nel Municipio 5 che nel Municipio 8 ed ha visto il coinvolgimento di due istituti per un totale di 85 ragazzi e ragazze del terzo e quarto superiore, con riscontri molto positivi. I punti cardine del progetto Chiara sono informare, sensibilizzare ed educare. Infatti, agli studenti è stato proposto un approccio al tema del tutto innovativo, non solo informandoli sulle forme di violenza e sui servizi offerti al territorio, ma anche attraverso le testimonianze dirette delle vittime, per rendere il fenomeno meno astratto e per insegnare a non voltarsi indietro quando qualcuno subisce violenza, puntando quindi sull'educazione emotiva. Riuscire quindi a capire e a far capire agli adolescenti e gestire i propri sentimenti e comprendere anche quelli dell'altro, affinché si possano appunto creare relazioni e rapporti sani e rispettosi. Il tutto questo grazie proprio al coinvolgimento di numerosi soggetti, polizia locale, psicologi, psicologhe, familiari delle vittime, medici ASL. Con questa mozione appunto il Movimento 5 Stelle chiede alla Sindaca e alla Giunta che tale progetto venga integrato a pieno titolo nelle azioni e pianificazioni di Roma Capitale per la lotta alla violenza di genere, partendo proprio dalle scuole, e che vengano quindi di conseguenza stanziate risorse sufficienti affinché tutte le scuole del territorio di Roma possano appunto adottarlo, e quindi conseguentemente tutti gli istituti di istruzione superiore.